Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. È veramente troppo tempo, troppo, troppo tempo che non faccio un video qui seduta, insomma che non sia un vlog. Prima di cominciare a parlare faccio una piccolissima premessa. Se ogni tanto si sente che parlo in maniera un po' strana è perché ho un'afta sulla punta della lingua e quindi mi viene un po' difficile articolare bene le parole. Ma insomma, al di là di questa cosa, video specialissimo intanto perché finalmente porto dei contenuti in merito alla filosofia sul mio canale. È tantissimo tempo che non ve ne parlo, per chi non lo sapesse, io sono laureata in filosofia e soprattutto lo farò in collaborazione, non riesco a dire questa parola con la Z, collaborazione con Daniele Andreani. Ciao Daniele, benvenuto sul mio canale. Tra poco la presentazione ufficiale ve la darà lui. Comunque, Daniele ha un canale su YouTube che chiaramente io vi linko qui nell'info box, in cui fa prevalentemente divulgazione filosofica e letteraria. È veramente un piacere ascoltare i suoi video. Lui, appunto, è filosofo come me. Il suo canale è veramente bellissimo, molto illuminante, ha un punto di vista molto interessante su tante tematiche e quindi spero tanto che abbiate curiosità di andare a vedere il suo canale. E sono stata felicissima quando mi ha contattato e mi ha proposto di fare dei video insieme perché appunto non vedevo l'ora di avere qualcuno con cui confrontarmi su queste tematiche. Quindi, ciao Daniele! Ma che piacere essere qui. Oggi sono ospite nel canale YouTube di una collega, di una filosofa, Margherita Savelli. È un piacere conoscervi, è un piacere conoscere il tuo pubblico, Margherita. Io sono Daniele Andreani e ho anche io appunto un canale su YouTube dove mi occupo di divulgazione filosofica, letteraria e divulgazione anche culturale. Troverete qua sotto il link che Margherita avrà messo della collaborazione che troverete anche nel mio canale. Abbiamo fatto questo doppio intervento. Nel mio canale abbiamo scelto di trattare il tema dell'amore e nel canale di Margherita oggi di che cosa parliamo? Di un tema bellissimo e anche questo enorme, la meraviglia. La meraviglia, che cos'è la meraviglia da un punto di vista filosofico, psicologico, culturale? Perché è importante sapersi meravigliare? In un mondo, aggiungo io, effettivamente sempre più freddo, sempre più arido. Dunque, Daniele vi ha spoilerato, come si dice, il tema di oggi. Oggi parliamo della meraviglia, che secondo me è uno dei temi più affascinanti di tutta la filosofia, anche perché è un tema molto attuale. Quando si parla di filosofia si pensa sempre che siano temi molto astrusi, che rimangono relegati al mondo greco, comunque ai filosofi fino al 1800, primo 1900, mentre in realtà la maggior parte delle tematiche filosofiche sono argomenti di tutti i giorni. La meraviglia è un argomento di cui si parla in tantissime discipline, si parla di meraviglia in letteratura, in psicologia, quindi insomma mi sembrava un tema molto interessante da affrontare. Io mi sono appuntata le cose che vi ha detto Daniele per non ripetermi, però insomma ha dato degli spunti molto, molto interessanti, quindi io come prima cosa vorrei lasciare la parola a lui per aprire, diciamo, le danze. Albert Einstein ha detto: chi non riesce più a provare stupore e meraviglia è già come morto, e i suoi occhi sono incapaci di vedere. Nel Teeteto, Platone ha scritto: è proprio del filosofo questo che tu provi, di essere pieno di meraviglia. Né altro cominciamento ha il filosofare che questo. E poi conosciamo la celebre massima aristotelica sull'origine della filosofia e del filosofare. La filosofia nasce dalla meraviglia. Che cosa significa? Che una persona che non si incuriosisce e quindi che non riesce a provare meraviglia, attenzione bene, non può fare filosofia, come ci ha ricordato qualche attimo fa Platone. Quindi la meraviglia non è per noi filosofi, ma direi per tutti, un qualcosa che si aggiunge alla nostra vita, che c'è, ma potrebbe non esserci. No, in realtà la meraviglia è qualcosa di fondamentale. Senza meraviglia non c'è progresso nella vita, non c'è crescita interiore, spirituale. La meraviglia è fondamentale per poter agire, per poter fare qualsiasi cosa e direi anche per poter scegliere, per poter direzionarsi da una parte o dall'altra. Però
Secondo me, la meraviglia è un po' il punto d'arrivo. Noi non ci meravigliamo subito. Noi arriviamo alla meraviglia dopo un percorso che in realtà può essere anche breve, di qualche attimo. Un percorso che parte dallo stupore. Osservo un oggetto, incontro una persona, parlo con Margherita qui nel suo canale, seppur a distanza, provo stupore perché vedo qualcosa che non conosco, un oggetto che non conosco, una frase che una persona pronuncia che non riesco bene a comprendere, un fenomeno che può essere, non so, la stella cadente, il sole, la forza di gravità, un qualsiasi oggetto che posso avere tra le mani. Provo stupore. Allora che succede? Una volta che ho provato stupore, mi incuriosisco. Ho la curiosità di conoscere, cioè di colmare lo stupore. Se lo stupore rimane fermo, bloccato in se stesso, può sorgere in noi la frustrazione. La risposta allo stupore è la curiosità. Cioè la persona si stupisce e inizia ad interrogarsi, inizia a fare un po' quello che fa il giornalista, l'investigatore, in parte anche lo scienziato, cioè va alla ricerca di una risposta per quella cosa che non ha compreso. E questo, se ci pensiamo per un istante, è il punto di partenza della psicanalisi, il voler capire, no, la curiosità di quelli che sono i moti dell'anima, capire il perché delle scelte, di certe azioni, di determinati comportamenti, ma è anche il motore della scienza. Newton, Keplero, Copernico, Galileo, ma lo stesso Aristotele che era anche un importantissimo scienziato all'epoca. La curiosità che mi porta a cercare di comprendere il perché l'automobile funziona in un certo modo, perché se lancio in aria un qualsiasi oggetto cade sempre, perlomeno nella Terra, in un certo modo, il perché una persona si comporta in un certo modo, il funzionamento. Pensate dell'occhio, perché non riusciamo a vedere? Cosa ci consente di vedere? O comprendere ciò che preesiste a certe azioni? Quindi incominciamo a leggere Italo Svevo, La coscienza di Zeno, comprendere il perché della nevrosi. Ecco, la curiosità. Poi arriviamo alla meraviglia. La meraviglia è la gioia o per un qualcosa che si è scoperto. Cioè io riesco a scoprire un determinato fatto storico, culturale, scientifico, artistico e mi meraviglio. Ma io potrei anche meravigliarmi, sembra strano, ma è così, per qualcosa che non conosco e che non potrò mai conoscere. Facciamo un esempio forte. L'infinito. L'infinito è un po' difficile concepirlo, pensarlo, abbracciarlo, toccarlo e soprattutto vederlo, appunto percepirlo. Perché ci meraviglia? Ci meraviglia perché è un qualcosa che ci supera. Ma noi possiamo meravigliarci anche per cose ordinarie, non necessariamente per cose così importanti o trascendenti. Diciamo che in principio, in origine, l'uomo si meravigliava di fronte a cose semplici, che noi perlomeno oggi consideriamo semplici, l'acqua, il fuoco, i sassi, la luna. Quando gli antichi guardavano la luna, non pensavano, non so, un pianeta, una stella, pensavano che fosse un sasso. E però sorgeva appunto lo stupore, poi veniva fuori la curiosità e c'era questa meraviglia per una cosa che non riuscivano a comprendere appieno, nonostante avessero poi dato delle risposte valide per l'epoca, poi smentite dalla scienza moderna e contemporanea. Comunque, a partire dall'antichità, l'uomo, mano a mano, arriva a porsi domande sempre più complesse. Quindi inizia a interrogarsi sull'origine dell'universo, sull'esistenza, sulla morte e sulla vita ipotetica, possibile dopo la morte. Mi inserisco e vorrei partire per il mio ragionamento
dalle basi più semplici. Volevo leggervi la definizione di meraviglia sul dizionario di Oxford. Quindi proprio base, 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 neanche tanto astruso a livello filosofico o letterario. Dunque, le due definizioni che troviamo sul dizionario sono: primo, movimento o sentimento improvviso e gradevole di ammirazione spontanea e intensamente compiaciuta. Questo per me è molto la base anche del concetto filosofico, perché la meraviglia è una sensazione suscitata da qualcosa di inaspettato. Uno prova meraviglia per qualcosa che non si aspetta, e tutte le altre emozioni positive, che possono essere felicità, gioia, piacere, innamoramento, perché no, sono sempre emozioni che nascono da qualcosa che ci aspettiamo, che un minimo conosciamo, mentre la meraviglia nasce sempre da qualcosa che non conosciamo. La meraviglia nasce dall'ignoranza, e questo secondo me è un concetto molto affascinante, ma ci torniamo tra un attimo. La seconda definizione è fatto o oggetto esaltato dal fascino dell'eccezionale e dell'inatteso, tipo le sette meraviglie del mondo, l'ottava meraviglia, eccetera. Daniele ha fatto un ragionamento molto interessante, è partito dallo stupore per arrivare alla meraviglia. Volevo darvi il mio punto di vista sulla tematica. Dunque, io non credo che meraviglia e stupore siano concetti particolarmente slegati. Come giustamente Daniela ha detto, passare dallo stupore alla meraviglia o dallo stupore alla curiosità è un processo che avviene anche in 3 secondi. Perché per provare meraviglia ci si deve necessariamente prima stupire di qualcosa, quindi è una cosa che avviene quasi contemporaneamente. Quindi io non penso che tra il concetto di meraviglia e il concetto di stupore ci sia tutta questa differenza, perché sono quasi due momenti contemporanei di una stessa sensazione. Molti infatti considerano la meraviglia come un'espressione dello stupore. Io provo stupore per qualcosa, ma anche lo stupore è un'emozione che nasce da qualcosa di inaspettato, di sorprendente. Quando una persona è stupita da qualcosa che non si aspetta. Può essere stupita sia in positivo che in negativo, però anche su questo torniamo. Quando si prova meraviglia è sempre qualcosa che ci coglie di sorpresa, no? Quindi questo secondo me è un atteggiamento molto interessante e che noi abbiamo perso, perché l'essere umano nell'immaginario, diciamo, comune, è un po' arrogante. Vi sarà sicuramente capitato di parlare con una vostra amica, con un vostro amico, con un collega universitario di qualcosa, e la persona con cui state parlando si mette in un atteggiamento molto pomposo, tipo: ah, ma io questo già lo so. E succede spesso quando si parla di qualcosa che riguarda la quotidianità. Quindi quando parliamo di un fatto, come può essere un conflitto che non ci spieghiamo, un fenomeno fisico particolare, anche interrogarsi di cose stupide, tipo perché la pioggia cade dal cielo. Insomma, io ogni tanto mi metto lì a pensare: ma perché questo si chiama cellulare e non albero? Chi l'ha deciso che questo si chiama cellulare? Allora, mi piace ogni tanto intavolare questi discorsi un po' strani con le persone, specialmente quando sono persone che conosco da poco in realtà, e vi sarà sicuramente capitato, almeno a me è capitato, di trovarvi di fronte a una persona che si mette subito in una posizione un po' di arroganza. Chiaramente non tutti dobbiamo metterci in un atteggiamento del tipo socratico, ma anche la posizione opposta, troppo all'estremo, secondo me è sbagliata, perché ci priva del piacere di scoprire cose per la prima volta. Avere la presunzione di conoscere tutto, come moltissimi filosofi tra l'altro hanno fatto e hanno anche sbagliato per questo, ci impedisce di vivere il processo della meraviglia come qualcosa di utile, di inaspettato. Meravigliandosi, che cosa fa l'uomo? Riconosce la propria ignoranza. L'essere umano riconosce di non essere completo, di avere una mancanza, ma una mancanza che non va intesa in senso negativo. Ricordate la celebre espressione socratica: so di non sapere. Che significa? Non è so di essere ignorante, è sono consapevole che non potrò sapere tutto, ma è proprio la consapevolezza che non potrò sapere tutto che muove la mia voglia, il mio desiderio di conoscere. Quindi ecco, ho fatto questa distinzione tra stupore, curiosità e meraviglia, nonostante per molti siano sinonimi, e in parte lo sono, nel senso che
una persona che prova meraviglia, una persona curiosa o una persona stupita, stiamo parlando di tre pratiche molto simili, non sono pratiche completamente distanti l'una dall'altra, però mi piace porle in questa sequenza anche cronologica, che ripeto, può svilupparsi in 2 secondi. Provo stupore di fronte a un fiore, l'istante dopo mi incuriosisco, cioè lo stupore mi attiva quella curiosità, voglio saperne di più, voglio conoscerlo, semplicemente voglio annusarlo, toccarlo, vederlo, gustarne le sensazioni che mi suscita e quindi mi meraviglio. Ma tutto questo può avvenire in 5 secondi, in 3 secondi, in un minuto. Non dovete pensare ad un processo lungo una vita. Sono processi, sono microprocessi nell'esistenza umana. E l'approdo qual è? L'approdo è la meraviglia. La meraviglia che ci porta ad interrogarci, pur nella consapevolezza della nostra limitatezza. Anche quando ho studiato questo concetto in filosofia, io ho dato tantissimi esami in cui si parlava di questo concetto di curiosità, della meraviglia come nascita proprio della filosofia, ho sempre pensato che fosse il motore, no? Di continuare a scoprire, di continuare a chiedere, continuare a indagare. Daniela avrà fatto sicuramente l'esempio, come vi dicevo prima, del bambino che si meraviglia e che vi chiede perché, 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 perché. Il filosofo deve fare esattamente la stessa cosa. Le persone nel mondo dovrebbero fare la stessa cosa. Se ci chiedessimo qualche perché in più, il mondo sarebbe un posto migliore. Su questo sono estremamente convinta, perché ci si mette sempre con quell'atteggiamento un po' arrogante del vabbè, ma io questa cosa già la so, non mi serve indagare ulteriormente. Secondo me in questo meccanismo c'è quasi la paura di essere smentiti sulle nostre convinzioni. Magari abbiamo la convinzione che una cosa funziona in un certo modo, abbiamo paura che interrogandoci di più, facendoci quella domanda in più o parlandone con qualcuno che magari potrebbe saperne più di noi, potremmo scoprire di non saperne così tanto come pensavamo. Questo atteggiamento secondo me c'è in tante sfere della vita ed è veramente un peccato. Se tornassimo al modus operandi dei filosofi antichi, come per esempio Aristotele, che è uno dei miei preferiti personalmente per come ragiona, scopriremmo che il meccanismo di meraviglia è quello che muove tutto il mondo. Tant'è che Aristotele stesso dice che la meraviglia è l'essenza stessa della filosofia. Senza meraviglia, senza curiosità, essere filosofo è impossibile, perché il filosofo vuole sapere tutto. Ci sono filosofi che hanno un atteggiamento più umile, passatemi il termine, e filosofi che hanno atteggiamenti più arroganti, che pensano di avere già delle risposte. Ma in realtà il filosofo è colui che non solo prova curiosità, ma suscita curiosità. Pensate a Socrate. Oltre al concetto dell'ignoranza, del so di non sapere, eccetera, che non è veramente ignoranza, però insomma, del concetto di so di non sapere e quindi mi interrogo e quindi studio e quindi parlo, dialogo, quello che faceva Socrate era far partorire i pensieri ai propri allievi, l'arte maieutica, no? Non so se sapete la storia nel dettaglio, ma insomma, la madre di Socrate era un'ostetrica, non la chiameremo adesso, no? Lei aiutava le donne a partorire. Quello che fa Socrate, non volendo fare lo stesso lavoro che faceva la madre, lui utilizza quest'arte maieutica, cioè l'arte di far partorire, per far elaborare pensieri filosofici anche molto complessi a chiunque. Ci sono dei dialoghi bellissimi di Platone, in cui appunto parlava del suo maestro, che era Socrate, che faceva risolvere quesiti estremamente complessi di matematica agli schiavi, e ovviamente gli schiavi erano tutto tranne che colti, tutto tranne che liberi di imparare, no? Di apprendere, di studiare. Ma nonostante questo, per la curiosità di saper rispondere, per l'istinto di rispondere alle domande di Socrate, alla fine riuscivano ad arrivare a soluzioni incredibili, soluzioni a cui forse noi non arriveremo mai senza la scuola, senza studiare, perché adesso noi siamo sempre molto legati al concetto canonico dell'istruzione. Se qualcuno non mi insegna qualcosa, non imparerò mai a farlo. Il filosofo non si mette mai di fronte a questo pensiero. Secondo me è chiave, essere curiosi è chiave. Se ci pensate, al di là del fatto di fare filosofia, tutto nel mondo è mosso da curiosità. Se non fossimo curiosi, non faremmo l'università,
non troveremmo un lavoro che ci soddisfa, non guarderemo i film, non leggeremo i libri, non ascolteremo la musica, non cercheremo il testo, non tradurremo le canzoni dall'inglese all'italiano perché non saremo curiosi di sapere cosa dice realmente quel cantante, non impareremo a cucinare perché non saremo curiosi di sapere come si arriva a preparare la meravigliosa carbonara che tutti amiamo, non assaggeremo quella torta perché non saremo curiosi di sapere che sapore ha. Se ci pensate, tutto quanto è curiosità, tutto quanto è meraviglia, noi vogliamo essere meravigliati. Quando smettiamo di meravigliarci, come diceva anche tra l'altro il grande Einstein, è come se fossimo morti, perché se non abbiamo più curiosità, cosa ci muove? Sapere e cioè il sapere, il conoscere e il meravigliarsi sono due concetti molto diversi. Il meravigliarsi viene prima. Io non posso meravigliarmi di qualcosa che già so, che già conosco, perché altrimenti non me ne meraviglierei. Se io sapessi, faccio un esempio molto banale, molto quotidiano, se io sapessi cucinare una torta di mele, non mi meraviglierei di saperla cucinare. Non so se mi spiego. La prima volta che cucino la torta di mele, invece mi meraviglio perché non penso magari di averne le capacità, invece viene una torta di mele anche buona che poi viene apprezzata. I miei amici la mangiano volentieri e piace. La seconda, terza, quarta, quinta, decima volta che faccio la stessa torta di mele non me ne meraviglio più. Darò per scontato che sapendo la ricetta, no? È fatta. Un autore che si è occupato di queste tematiche, della meraviglia, della curiosità, è Michel Foucault, che si interroga sul ruolo della curiosità, come si può vivere e praticare la curiosità. La curiosità, scrive Michel Foucault, evoca la cura, l'attenzione che si presta a quello che esiste o che potrebbe esistere. Il pensiero che vale la pena praticare non è quello che cerca di assimilare ciò che conviene conoscere, ma quello che consente di smarrire le proprie certezze. La persona curiosa, che quindi poi arriva, approda alla meraviglia, non è quella che cerca l'equilibrio, quella che cerca la cosiddetta risposta a buon mercato, quella che cerca una risposta tranquilla, serena, che non dia troppo fastidio, ma è quella che si mette in discussione. E quindi la curiosità che anima questa persona non la fa immobilizzare davanti al reale, ma gli consente di disfarsi di ciò che è familiare, consentendole di vedere le cose in maniera differente. E allora Michel Foucault ci insegna, in questa breve citazione, che il pensiero filosofico, che io considero sinonimo di pensiero umano, perché ogni uomo, ogni donna potenzialmente è un filosofo, una filosofa. Il pensiero ha a che fare con lo spaesamento, con la capacità di dislocare, di inquietare e di inquietarsi. E quindi potremmo concludere che per Michel Foucault il sapere non è fatto per consolare, poiché il sapere disillude, rende inquieti, incide e in un certo senso si spinge oltre Michel Foucault dicendo che il sapere ferisce. Pensate una riflessione sulla morte, riflettere sulla morte. Beh, riflettere sulla morte ci inquieta. Quindi vorrei aggiungere questo, mosso anch'io dalla curiosità di sapere cosa Margherita pensa di questo tema così importante, così forte. Dovremmo uscire da quella concezione per cui il sapere, che deriva dalla curiosità, appunto, sia sempre qualcosa di bello, di pacificante, di edulcorato. Non è così. La curiosità, la meraviglia, può essere anche meraviglia nel senso del rapporto con ciò che ci causa sgomento. La meraviglia non è soltanto qualcosa di bello o a buon mercato. Noi pensiamo alla meraviglia, la cascata. Ah, che meraviglia! La composizione di Beethoven. Ah, che meraviglia per le mie orecchie. Oppure una bella torta artigianale fatta in casa. Che meraviglia per il palato. No, la meraviglia va intesa nel senso appunto di un'esperienza travolgente. Provare meraviglia, che dal mio punto di vista è esclusivamente qualcosa che nasce da qualcosa di positivo, di
di interessante, una cosa che vogliamo scoprire, perché abbiamo curiosità quasi solo delle cose che realmente ci interessano. Chiaramente possiamo avere interesse anche nei confronti di qualcosa di inquieto, inquietante, come la morte, ma secondo me l'emozione, proprio la sensazione, perché non è proprio un'emozione, la sensazione di meraviglia è un qualcosa che crea un meccanismo positivo in noi, perché provare meraviglia, provare stupore, se pensate a un bambino meravigliato, se pensate a un'espressione di meraviglia, pensate a wow, non oddio che paura. Non so se mi sono spiegata. Riavvolgendo il nastro, quindi, provo stupore per un qualsiasi fenomeno, qualsiasi, interno ed esterno, immediato o continuativo nel tempo, materiale o metafisico. Mi incuriosisco, il fenomeno mi incuriosisce, mi piace. Voglio saperne di più, voglio informarmi, documentarmi, voglio viverlo, percepirlo. Mi meraviglio. Arrivo a meravigliarmi perché sono di fronte ad una realtà che evidentemente mi supera, mi trascende, forse perché non riesco inconsciamente a comprenderla, ad afferrarla in toto. Pensate ai continui perché dei bambini. Perché sei andato, papà, a fare spesa? Perché il frigorifero era vuoto. E perché il frigorifero era vuoto? Perché ieri sera c'erano già poche cose, le abbiamo terminate cenando. E perché ieri sera le abbiamo terminate cenando? Perché abbiamo cenato, abbiamo mangiato, perché avevamo fame. Perché avevamo fame? E lì il papà comincia a sudare, perché già la domanda si complica. Il tenore delle domande diviene sempre più aulico. Perché siamo fatti di insomma, carne, abbiamo dei desideri, dei bisogni, fai la pipì, vai in bagno, fai dei bisogni, hai anche fame. E ma perché abbiamo questi bisogni, queste pulsioni? Quindi capite che in realtà il vero filosofo è il bambino. Perché, 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 perché quel pensiero, il pensiero che ti porta a pronunciare i perché, è un pensiero maturo. È il pensiero dei bambini, ma i bambini sono molto più adulti di noi. Siamo noi adulti, erroneamente adulti, ci crediamo tali ad essere infantili. Il bambino è estremamente adulto. Perché la meraviglia è collegata alla curiosità, poi? Perché quando si prova meraviglia si parla di qualcosa di completamente inaspettato, qualcosa che ci coglie appunto di sorpresa e quindi naturalmente siamo subito curiosi di saperne di più. Almeno io sono così e penso che almeno l'85% delle persone al mondo sono estremamente curiose. Quando ci sono cose particolarmente inaspettate e sorprendenti vogliamo subito saperne di più. I bambini scoprono tutto per la prima volta, quindi per esempio guardano una candela che viene accesa, non sapendo che, diciamo, la fiamma accenderà la candela e la candela comincerà a bruciare. Vi faccio un esempio molto banale. Il bambino scopre tutto per la prima volta, esattamente come il filosofo. Il filosofo si pone in una condizione di ignoranza, come Socrate. Io so di non sapere, ma non perché penso di essere stupido, passatemi il termine, o perché appunto penso di essere ignorante, ma semplicemente perché il filosofo si deve porre nello stesso atteggiamento di un bambino che è appena venuto al mondo. Devo scoprire tutto, non so niente, io non mi posso mettere nella posizione di sapere già cosa sono l'amore, la conoscenza, le passioni, la matematica, Dio, se vogliamo arrivare proprio a tematiche estremamente ampie. Io mi devo mettere in un atteggiamento per cui tutto quello che c'è nel mondo, in particolare nella natura, mi deve ancora arrivare, devo ancora vedere, devo ancora scoprire. Quindi qualsiasi cosa il filosofo osservi, se ne stupisce e se ne meraviglia. Abbiamo parlato quindi dello stupore, abbiamo ascoltato anche il pensiero di Margherita sullo stupore, che cosa significa per Margherita stupirsi, così almeno voi che ascoltate potete farvi un po' un'idea su quelli che sono i nostri pensieri e mi raccomando aspettiamo anche qua sotto i vostri commenti. Lo stupore è un'emozione che contiene diverse gradazioni di intensità, questo è importante aggiungerlo.
Quindi noi possiamo semplicemente sorprenderci, ma possiamo anche avere il senso dello sbalordimento, anche dello sbigottimento. Per questo poco fa dicevo che non è tutto necessariamente positivo quando si parla di meraviglia, positivo nel senso comune del termine, ma può esserci anche l'estasi. In un certo senso l'estasi mistica è una forma di stupore, lo stupore dell'incontro con Dio, della unificazione per i credenti ovviamente con Dio, genera appunto stupore. Per concludere, vorrei fare riferimento a un termine molto presente nella letteratura filosofica a partire dall'illuminismo in poi, un termine che nasce con Immanuel Kant, che poi verrà ripreso dai filosofi romantici, dagli idealisti, un termine che troviamo soprattutto nell'estetica, ma in realtà lo troviamo anche nella riflessione morale, che è direttamente collegato al concetto della meraviglia. Questo termine è il concetto di sublime. Nel linguaggio comune noi tendiamo a pensare che sublime sia un qualcosa di massimamente bello. Quel film è sublime, cioè vuol dire è bellissimo oltre misura. Quella torta è sublime, cioè è buonissima oltre misura, cioè iper, ultra, al massimo. Ecco, Kant definisce il concetto di sublime proprio come ciò che è assolutamente grande, o anche lo definisce anche come ciò che è grande al di là di ogni comparazione. Quindi, in questo senso, sublime è ciò che per il fatto di poterlo anche solo pensare attesta una facoltà dell'animo superiore ad ogni misura dei sensi. I romantici, quando parlavano del sublime, lo rivolgevano questo termine principalmente ai fenomeni naturali. Quindi sublime era per loro una tempesta, sublime è il mare. Sublime è una montagna altissima. Loro distinguevano tra il sublime dinamico e il sublime matematico. Quindi un sublime matematico è la montagna, un sublime movimentato, dinamico è la tempesta, la bufera, uno tsunami, un uragano. Ecco, sublime, e poi capirete perché l'ho citato, che cos'è? Ciò che è più grande di noi. Ciò che non riusciamo a controllare, ciò che non riusciamo ad afferrare. Ecco, sublime è la meraviglia. Perché la meraviglia è incontrollabile, la meraviglia è incontenibile. La meraviglia investe tutti gli ambiti della nostra conoscenza. Noi possiamo meravigliarci, ripeto, per un oggetto, per una persona, per una parola, per un film. Noi ci meravigliamo di tutto ciò che non riusciamo ad afferrare. Il mio amato Kant ci parla del sublime, introduce questo concetto del sublime come qualcosa di cui ci meravigliamo perché non lo conosciamo e quindi ci inquieta. Noi ci rendiamo conto di star guardando qualcosa di ineluttabile, di irraggiungibile, di inconoscibile e quindi ce ne meravigliamo, perché la meraviglia non è solamente connessa a qualcosa che noi non conosciamo ma possiamo conoscere, ma anche qualcosa che non conosciamo e sappiamo di non poter conoscere, sappiamo di non poter indagare, sappiamo di non poter raggiungere. Quello è ancora più bello e ammetto che è la parte, diciamo, della filosofia un po' più rognosa, un po' più ostica, perché si tratta sempre di tutte quelle tematiche che rimangono molto lontane da noi. Il concetto del sublime kantiano è quello di essere spettatore di spettacoli naturali, perché il sublime kantiano rimane sempre a scenari naturali, di cui però noi non possiamo essere partecipi, non possiamo conoscerne l'essenza, non possiamo essere più grandi di quel fenomeno. Per esempio, un terremoto, un uragano, noi non potremo mai essere più forti della natura, ma allo stesso tempo ne siamo affascinati, ne siamo meravigliati e tutte le volte che lo vediamo ne saremo meravigliati perché non possiamo arrivarci. Esattamente il contrario di quello che vi ho detto prima. Noi smettiamo di meravigliarci di qualcosa quando possiamo raggiungere quel tipo di conoscenza, possiamo raggiungere quel sapere
e smetteremo quindi di meravigliarci. Quando parliamo del sublime, non potremo mai smettere di meravigliarci di fronte a qualcosa che noi non possiamo raggiungere con le nostre mani, con la nostra testa, col nostro cuore. Noi possiamo ammirarlo da lontano, ma anche da vicino, senza però poterlo mai toccare. Quindi degli spettacoli naturali continueremo sempre a meravigliarci, ci meraviglieremo sempre delle onde del mare, del tramonto, dei terremoti, che in quel caso può essere chiaramente una meraviglia in negativo, ma non possiamo mai smettere di stupirci di certe cose perché non ci toccano. Fatemi sapere il vostro punto di vista, anzi fateci sapere il vostro punto di vista su questo, perché secondo me è estremamente interessante, estremamente interessante. Io penso, mi rivolgo anche a te Margherita, visto che questo confronto a distanza è tra noi e anche tra il pubblico, che in un certo senso la vita stessa inviti alla meraviglia. Pensate una donna incinta, 9 mesi, preciso, il parto, un meccanismo che chiama in causa una serie di situazioni biologiche, chimiche, che funziona praticamente in maniera quasi perfetta. Quindi pensate voi che cos'è la meraviglia, dove la troviamo la meraviglia se non nelle cose che viviamo, nelle esperienze che facciamo. In questo senso tutto è meraviglia, perché la meraviglia è ovunque. La meraviglia è l'invito stesso della vita. E allora concludo dicendo che spesso si dice che la bellezza è negli occhi di chi guarda. Allora bisognerebbe anche dire però che anche la meraviglia è nell'occhio di chi guarda. La capacità di sapersi meravigliare. La vita ci invita continuamente alla meraviglia, filosofi e non, tutti. Sta a noi saperci meravigliare. Chi non si meraviglia? Non si meraviglia chi è vittima dell'abitudine, chi vive all'interno di una vita meccanica, chi fa del meccanicismo la propria prassi quotidiana, chi considera scontate le cose. La vista, vedere con gli occhi, non è scontato. Bisogna meravigliarsi. Prima stupirsi, incuriosirsi, poi meravigliarsi. Il funzionamento di un computer. Tutti i giorni abbiamo in mano perennemente lo smartphone, non ci incuriosisce pensare a chi l'ha ideato, progettato, a come funziona. Quando mangiamo, la digestione è un fenomeno anche lì complessissimo e affascinante. Come funziona la digestione? Ecco, meravigliarsi è una capacità tipicamente umana che però va esercitata. Per meravigliarci meglio, dobbiamo in un certo senso abbandonare la routine, dobbiamo rinunciare a un po' di convinzioni, alle cose che facciamo sempre in maniera meccanica, allo stesso modo, dobbiamo esercitarci al nuovo. Ma il nuovo non è la novità intesa banalmente. Il nuovo è quello che abbiamo sotto gli occhi, tutto è nuovo, perché tutto si apre a molteplici letture, perché ogni cosa è nuova se vedi ciò che fino a prima non hai visto. I libri, io amo leggere, Margherita anche ama leggere, nel suo canale trovate tante bellissime recensioni, riferimenti a libri filosofici e non solo. Se voi leggete un libro, lo stesso libro 10 volte, è come se avesse letto 10 libri differenti, perché ogni volta che leggi il libro si arricchisce di nuovi significati che voi gli attribuite, ma che forse il libro ha, ma non riuscite a coglierli. Quando voi leggete Il Piccolo Principe e avete 12 anni, elaborate certe cose che sono scritte all'interno del libro. Lo rileggete a 23, altre ancora, a 37, altre ancora, a 80 anni, Il Piccolo Principe è ancora un altro libro che matura i significati che ha, anche sulla base della vostra esperienza, della vostra vita, di quello che studiate, che fate, che dite, che pensate, delle persone con cui vi relazionate. Quindi sta a voi, sta a me, sta a te Margherita, secondo me anche, sta a me, sta a tutti noi sollecitare la meraviglia. Questo è quello che penso. Quindi che cos'è la meraviglia? Cosa significa meravigliarsi?
Io rimango alla concezione proprio canonica del filosofo. Meravigliarsi significa rendersi conto di qualcosa di inaspettato ed essere mossi da curiosità per volerla conoscere. Se quella curiosità non può essere soddisfatta, rimarremo comunque in una condizione di meraviglia. Non saremo mai annoiati o solo spaventati da qualcosa che non possiamo realmente conoscere, ne saremo sempre meravigliati, sempre stupiti, sempre sorpresi, perché vorremmo sempre conoscere un po' di più, arrivare un pochino più vicini. Questa curiosità, secondo me, ci muove. E se smettiamo di provare quella curiosità verso qualsiasi cosa, non siamo più interessati. Quindi se veramente non provassimo questo sentimento verso nulla, è come se fossimo morti, perché non saremmo più motivati, non avremo più nulla da fare. Secondo me è molto interessante, ma sono curiosa di sapere il vostro punto di vista, quindi lasciatecelo nei commenti. Detto questo, vi lascio con questa riflessione un po' aperta, vi aspetto nei commenti, vi aspettiamo nei commenti. Ringrazio tantissimo Daniele per la collaborazione, per l'attenzione. Io aspetto i vostri commenti e ringrazio tantissimo Margherita Savelli. Grazie Margherita per avermi ospitato per questo bellissimo confronto nel tuo canale. Ma grazie anche a voi che avete guardato questo video. Vi aspetto a questo punto anche nel mio canale, qua sotto troverete il link del video, o forse Margherita lo metterà anche qui, magari qua, da queste parti, qui, sopra le mie mani, qui metterà il link per vedere il video, sempre in collaborazione, che abbiamo fatto nel mio canale, dove parliamo dell'amore. Dell'amore. Quindi vi aspetto, grazie ancora Margherita, grazie a voi. Viva il pensiero, viva la meraviglia. Grazie, grazie. Da Daniele Andreani. Sei benvenuto su questo canale, spero tanto che tu ci voglia tornare e fatemi sapere soprattutto se guarderete il resto dei suoi video, perché il suo canale secondo me è estremamente interessante, è pieno di punti di riflessione e parla di un sacco di tematiche anche attuali, perché la filosofia è ovunque. Vi mando un bacio e vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao!